sabato. Questa è una gara che porta diretti in finale, per cui ci vuole subito una gara al massimo livello già in mattinata. Vedremo cosa si riuscirà a fare. 1:59.71 per il turco Nurettin Eran il primo tempo, ma abbondantemente sopra quelle che saranno le prestazioni di chi si qualificherà per la finale, tra l'altro con Natullo. Sarà impegnato Nikolaj Skvortsov, primatista europeo e primatista dei campionati, oro a Rijeka nella scorsa edizione degli europei in vasca corta. La corsia 9 è libera, come abbiamo detto, per aver dovuto lavorare di cesello gli organizzatori, mentre andiamo anche a rischiare qualcosa qui in postazione con oggetti volanti. Record italiano Nicolò Beni, ottenuto al campionato italiano 1:53.72. Barba non fatta però per Nicolò, eh? Non segno va bene, brutto? Non va bene. Non ti piace? Non va bene, no. E allora via. Giorno della gara, via. Nicolò Beni, corsia 3. Bronzo di Rijeka, Maxim Ganikin, il russo, in corsia 5 dopo la prima virata. Nicolò Beni è un pochino dietro, però adesso sta recuperando abbastanza bene, mentre forza l'andatura l'olandese Verlinden. Sempre stato combattivo Beni, estremamente generoso nei 200 delfino, aveva sorpreso con la qualificazione olimpica nel 2008 al Sette Colli, un passaggio subito. È in sesta però sì. L'olandese Pulai ha preso il largo, è arrivato a virare prima davanti a tutti gli altri in corsia 4. Ancora il recupero di Verlinden, Pulai, Verlinden, eccoli là, 26 centesimi il ritardo ai 100 metri. 54:56 il tempo di Nicolò dopo essere girato ai 50 metri in 25:22, per cui passaggio abbastanza veloce. È ovvio che trovarsi di fianco a avversari statura maggiore accresce le difficoltà. Deve avere una percezione precisa del tempo che sta notando, che è decisamente buono. È crollato Pulai, mentre davanti continua a fare l'andatura Verlinden, Ganikin, cresce anche Nicolò Beni. Ottimo anche il terzo 50 metri, adesso si sta un po' inchiodando, fa fatica ma tiene bene anche nell'ultima parte Nicolò. Vediamo come uscirà da quest'ultima subacquea. È abbastanza filante, perfetto almeno l'aggancio della bracciata. È un pochino più stanco rispetto alla parte centrale. Ecco 1:52.41 Verlinden, Ganikin e Beni, che ha nuotato in 1:53.73, praticamente sui livelli, ad un centesimo dal suo primato. Sì, peccato per gli ultimi 50 metri, soprattutto le ultime quattro bracciate. È diventato davvero, ha perso la fluidità necessaria per avanzare. Però una gara affrontata con grande orgoglio. Io ci avevo sperato, ti dico la verità, ad un certo punto quando ha recuperato prima di inchiodarsi, come tu hai detto, dava l'impressione di venire fuori con una bella trazione in acqua, poi nell'ultima parte ha ceduto qualcosina, soprattutto nell'ultima parte dell'ultima vasca con gli atleti, con i nuotatori dell'Olanda e della Russia, Verlinden e Ganikin, che invece oramai amministravano semplicemente. Sì, per fortuna è riuscito a tenere a pari, perché dietro non si può dire, visto che hanno stabilito allo stesso tempo l'ungherese Pulai, terzo dopo la prima batteria importante. C'è ancora della speranza di qualificazione per lui, che sarebbe un traguardo notevolissimo. Intanto sono entrati in vasca i nuotatori della terza batteria, qui non ci sono italiani, dalla 0 alla 8, mentre arriva piano piano Niccolò. Un uomo distrutto. Distrutto.
La mattina si sente davvero tanto. Però adesso non so, ho fatto 1,53. 53 e 73. Che okay, tempo è uguale identico a quanto avevo fatto un centesimo di più. Vabbè. Ora vediamo sulla hard, con quel tempo lì ero ottavo o nono. Se rimango è una finale, quindi speriamo così. Però sono contento, anche se ho fatto una fatica boia, davvero, sì. Molto bene fino all'ultima parte, ti sei un po' inchiodato. Allora, infatti l'ultima parte è quella dove spingo di più, però stamani, mamma mia. A proposito di stamani, Luca Sacchi notava la barba. È una scaramantica, come le basette. Allora, va bene, no Luca? Scaramanzia va bene. Mi farò come Luca i capelli, ho messo a lui, la sua pettinatura mi bravo, vuole. Bravo, bravo. No, mai. Luca lo sa che lo stimo. Saluto a mio amore e mia mamma, che non lo saluto mai, quindi mi riprende sempre. Curati. Ciao. Vabbè Luca, qui siamo andati anche un pochino oltre, con l'estetica. Beh, sì, c'è scaramanzia lì dietro. Beh, perché abbiamo viaggiato assieme, l'ho preso in giro, ogni volta saluta la fidanzata, no? E si prende queste libertà. E allora lui giustamente mi ha piccato di ritorno. Andiamo a dare un'occhiata però a quello che è successo in vasca, perché sì, è stato passato da quattro atleti, per cui scala in settima posizione. Credo che guarderà con enorme attenzione Nicolò Beni, l'ultima batteria. Che diventano poche le possibilità di ingresso. Potrebbe essere proprio una lotta tra lui e Natullo la qualificazione alla finale. Ecco qua intanto la grafica della batteria precedente. Korzeniowski in 1,52,13, bene anche il britannico Rybak e anche l'israeliano Nebo, sempre protagonista nei limiti delle proprie possibilità, è chiaro, si intende, in questo campionato europeo. Beh, tra i personaggi di secondo ordine, di secondo livello, Nebo sicuramente è uno dei quelli che esce dall'europeo con una maggiore spinta. Ha fatto un grande 200 misto e ha fatto addirittura terzo nei 400, avvicinando la barriera dei 4 minuti, per cui è un atleta decisamente interessante. Ecco l'ultima batteria dei 200 Delfino, Laszlo Cseh. Ieri record del mondo nei 400 misti in corsia 3. Nikolaj Skvortsov, detentore del record europeo in corsia 4. Dinko Jukic, argento di Rijeka, proprio dietro a Skvortsov in corsia 5. E Davide Natullo in corsia 6. Sta prendendo delle partenze formidabili Natullo, è scappato via tutto il lotto. Adesso però discorso che si complica, una batteria di altissima qualità. Fatta eccezione per Korzeniowski, direi che tutti i favoriti della distanza sono racchiusi qua. Laszlo Cseh, Nikolaj Skvortsov, Dinko Jukic. Guarda che Natullo non sta facendo poco, almeno fino a questo momento, sta tentando di reggere il ritmo dei migliori con Cseh, che ha messo la propria testa davanti a tutte le altre, al suo di Skvortsov in seconda posizione, che ora prova a recuperare qualcosa. 20 centesimi il ritardo e poi Jukic praticamente i tre migliori. 54 e 54 per Davide a metà gara. Ecco ancora Laszlo Cseh davanti a tutti gli altri e qui è lunga, importante la subacquea di Skvortsov che recupera qualcosa al suo fianco. Dinko Jukic, il tempo ai 150 è 1:22:54. Sì, per come è nuotato il 400 misti, Laszlo Cseh d'obbligo il favorito. Attenzione alla gara di Natullo, rallenta leggermente nel terzo 50, 1:24:40, è sopra al crono di Nicolò Beni. Ricordiamo che se Beni dovesse essere preceduto solo dai tre atleti, dovrà comunque nuotare lo spareggio per l'accesso in finale. Direi che Natullo in questi ultimi 50 metri ha abdicato, non riesce più a spingere. 51 e 53 per Skvortsov, mentre il tempo di Natullo è 1:55 e 09. Noi ci dobbiamo separare per un po' di pubblicità, restate con noi, a tra poco.